fa tutto. Complimenti ragazzi, complimenti. Siamo giunti al secondo appuntamento del programma Un giorno per la nostra città, il cui tema questa volta sono gli anziani, le esperienze e i ricordi. Quindi come società abbiamo deciso di dedicare questa giornata a un incontro tra i nostri calciatori e le vecchie glorie, in cui ci saranno uno scambio di ricordi, di racconti e una trasmissione di esperienze. Passo la parola alla nostra memoria storica, il dottor Mazzarella, che è con noi da 40 anni. Grazie Federica, buongiorno a tutti. È con grande piacere che ho accettato il compito di presentare, di iniziare questa giornata particolare con l'incontro con gli anziani, e fra, direi, gli anziani non potevano mancare alcune vecchie glorie, sia come giocatori che anche come allenatori. Io inizio a presentarvele e poi inizieremo con le domande. Il primo alla vostra destra, il mitico massoterapista Aldo Bertolino, che è rimasto in Granata dalla stagione 54-55 alla stagione 74-75, quindi 20 anni. Subito dopo, Francesco, per gli amici e i tifosi, Ciccio Merendino, attaccante di ruolo, in Granata dalla stagione 57-58 alla stagione 65-66 e ha messo a segno 36 gol. Quindi Antonino Nino Morana, difensore, dalla stagione 60-61 alla stagione 72-73, 4 reti, e quindi allenatore nelle stagioni 73-74, 74-75, 75-76, 79-80, 86-87, 87-88. Nicola Celano, centrocampista, dalla stagione 70-71 alla stagione 75-76 e dalla stagione 80-81 alla stagione 82-83, 21 reti. Allenatore nella stagione 83-84 e 2004-2005. Vincenzo Enzo De Francisci, difensore, dalla stagione 70-71 alla stagione 79-80, una rete. Enzo De Francisci è
attualmente ancora a Granata perché cura il settore giovanile. E per finire Mariano Gabriele. Centrocampista dalla stagione 73-74 alla stagione 79-80, 6 reti. Anche Mario Gabriele da Trapanese è rimasto nei ruoli della società. Fino all'anno scorso era il responsabile del settore giovanile, da quest'anno, essendo arrivato Alessandro Birindelli, è il capo degli osservatori del settore giovanile. Quindi io inizierei a fare alcune domande ai nostri illustri ospiti e poi se qualcuno anche del pubblico vuole fare qualche domanda, a disposizione. Ad Aldo Bertolino chiederei, negli anni 50 e a seguire, quando ancora la medicina sportiva non aveva l'aiuto dei presidi terapeutici, dei presidi diagnostici strumentali, com'era il lavoro del massoterapista? Penso abbastanza difficile. Allora, io praticamente ho iniziato a fare il massaggiatore nel 1952, perché ho fatto anche il giocatore in prima squadra, ho giocato diverse partite. E siccome l'allenatore, il massaggiatore che c'era, si è trasferito, chi lo vuole fare? Lo faccio io, per 2 anni. Sì. Poi la Lega ha notato che io non ero patentato e quindi ha detto alla società, questo non portare in panchina. Se vuole, fa la domanda alla Federazione Medico Sportivo Italiana a Roma. Il presidente mi chiama, tu lo vuoi fare il massaggiatore? Sì. E allora dobbiamo fare la domanda, la possiamo fare la domanda? Sì. Arriva l'esito a Genova. E se io vado a Genova, i soldi che me li dà per... Dice, ci pensiamo noi. E allora hanno trovato un alloggio presso una famiglia e mi mantenevo loro. Io a pranzo andavo nella mensa dei ferrovieri dove si mangiava bene, andavamo all'ospedale di San Martino ogni mattina col tramvai, scendevo, ci stavo a Lagaccio, non so chi conosce Genova, e il pomeriggio facevamo la pratica del massaggio in un'altra zona vicino e ci andavo a piedi. E abbiamo fatto il primo anno, addirittura abbiamo fatto anatomia sui cadaveri col professore Capurro. Medico legale. Capurro era medico legale. No, era il medico dell'ospedale San Martino di Genova. Poi facevamo, non so, in ogni, ci sono le università a Genova, facevamo la medicina sportiva, pronto soccorso, neurologia, abbiamo fatto un po' di tutto. È stato un corso bellissimo, tant'è che io mi sono trovato molto molto bene nella mia professione, che la opero dal 1954 a tutt'oggi, che ci sono vecchi clienti che ho curato e vengono ancora. Io sono stato nel Trapani quindi dal 54 fino al 73 ufficialmente, ma siccome non c'era nessuno patentato che poteva andare in panchina in trasferte, Bertolino doveva fare questo sacrificio, perché per me era un sacrificio, ormai io avevo abbandonato, mi ero già sistemato in altro ente dove guadagnavo, perché parentesi, non è che non mi davano i soldi il Trapani, avanzavo 3 mesi, 4 mesi, tu sei dei nostri. Io avevo un contratto regolare come massaggiatore e come premi di partita anche come giocatore messo nel contratto. E dal 1954 e dal 73 ho continuato per altri 2-3 anni fino al 75. Poi sinceramente avevo la famiglia, avevo già un bambino. Andare in trasferta, non è... ho fatto tutto il modo per farmi squalificare e così addio. Scusa Aldo, un ricordo particolare con qualche infortunio particolare? Gli infortuni particolari, loro conoscono Zucchinali che è la bandiera del Trapani. Allora Zucchinali ogni volta usciva infortunato dal campo.
non so se il signore che mi ha aiutato, le mie possibilità, zucchinali ogni domenica, era in campo. Tant'è che Uzzu Tuzzu Campanellini, che non viene acqua fresca, mi chiamava Farabullini, che era l'allenatore, il massaggiatore della Fiorentina dei tempi. Come gioca Zucchinali domenica? Come gioca Zucchinali? Perché Zucchinali era uno che segnava, e quindi mancando Zucchinali a squadra trabellava per quanto i gol. Bene, bene Aldo, grazie. Ciccio Merendino, giovanissimo, arriva dal Partenico Audace. Ci vuoi raccontare come mai sei arrivato a Trapani? Ma io, che quello che mi ricordo, che il presidente del Partenico, che lavorava in Banca Sicilia o Sicula, lì, non mi ricordo, Sicilia, Sicilia, era il dirigente del Partenico. Quindi si è incontrato con qualche dirigente del Trapani e siamo venuti a provare due giocatori. Io e un certo Favazza, che era 2 metri. Abbiamo fatto la prova e Dugini, quando mi ha visto, allenatore di quel tempo, mi ha subito preso e mi ha detto, dice, tu resti qua, telefona a casa tua e vedi che tu resti qua. E di quella giornata io sono rimasto un mese senza andare a casa a prendermi la valigia e cose, e mi ha inserito nel Trapani. Da quel tempo la domenica. Sì, la domenica ha giocato e ha segnato. A Nino Morana, dato che è stato anche allenatore, chiedo che differenza c'è tra il calcio di allora e il calcio di adesso. Adesso si parla di un calcio più rapido, più veloce. E cosa puoi dirmi in proposito? Ma io direi che il calcio è sempre uguale. Cambiano le metodologie, tattiche, ma sempre col piede. No, c'è sempre da fare più gol e cercare di evitare di prenderli. E di evitare di prenderli. Per quanto concerne la differenza, direi che ogni periodo, ogni epoca ha il suo tempo, non so come dovrei. Cioè il suo stile, io non sono d'accordo sul discorso, che oggi si gioca un calcio molto più veloce di prima. E bisogna vedere le caratteristiche dei giocatori che si hanno a disposizione per vedere se il calcio realmente può essere fatto in velocità o nemmeno. Faccio un esempio banale. La Juventus ritengo che non faccia un calcio veloce, almeno per quello che posso capirne io. E la Roma, contrapposto, sembra che facciano un calcio velocissimo, ma è logico, con il Gervinho e con altri giocatori che si ritrova, è nelle condizioni di fare quel calcio. Pertanto ritengo che non sia veritiera, ecco, quello che la differenza del gioco del calcio sia più veloce ora o meno di altri tempi, insomma, qui. Ma semplicemente direi la bravura del tecnico, qui c'ho il Boscaia davanti, a sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Grazie. Nicola Celano è stato un centrocampista duttile. Molto lento. Beh, la sua lentezza però veniva compensata dalla sua grande tecnica e dai suoi lanci per gli attaccanti. E sei stato anche impiegato in ruoli anche diversi. Dimmi qualcosa. Dunque, dopo questa presentazione
Diciamo, ho fatto tutti i ruoli del centrocampo, essendo un ragazzo, adesso sono una vecchia gloria, ma allora ero il più giovane e quindi mi toccava giocare dove mi mettevano e lo facevo ben volentieri perché ci tenevo a giocare e quindi, ripeto, bisognava adattarsi. Io ero un mancino naturale, ma addirittura in un periodo ho fatto pure il tornante, perciò figuratevi. Ma quindi non voglio parlare più di tecniche e cose, io voglio solo dire che venivo da Paternò, io vengo dalla Serie D e con il Trapani. Per me è stata la C di allora, va bene? Dove giocavano fior di giocatori, era una serie che poi da dove erano passati gente come Chinaglia, Benetti, per fare nomi, quindi era una serie importante. Materazzi padre, era un mediano da Serie A veramente, e poi il figlio qua a Trapani, ma in quel periodo mi pare che da Trapani passò anche Nanni, no? E poi andò a vincere il campionato con la Lazio. Franco Casisa, che andò al Bari, insomma, senza andare troppo indietro, perché poi molta gente non l'ho conosciuta. Io vorrei invece dire due parole in merito a quello che è stato fatto in questi anni. Mi pare che Trapani la Serie B non l'abbia mai vista. Grazie. È quello che ha fatto la società. Per società intendo logicamente il massimo esponente, che è il presidente, e poi la signora e i tecnici, o il tecnico, perché è da tanti anni che Boscaglia siede sulla panchina del Trapani. Ed è culminato quest'anno, con l'anno scorso, con la conferma della categoria, che è stato importante, e quest'anno mi interessa poco, mi interessa il comportamento della squadra e i risultati senz'altro verranno, e dobbiamo mantenere la categoria. Questo è quello che chiedono i tifosi, perché io vivo in mezzo ai tifosi. Ho visto che quest'anno la società ha fatto un bel mix di giovani e confermando gli anziani dell'anno scorso, quindi questi ragazzi così non li conosco, ma li ho visti attraverso la televisione, perché purtroppo al campo non vengo più per motivi di salute, quindi ripeto, secondo me quello che ha fatto la società in questi anni è qualcosa di straordinario, veramente di grande per Trapani. Poi consideriamo che i veri protagonisti sono sempre i calciatori, alla fin fine, perché sono gli esecutori, ma evidentemente io mi pare di aver sottolineato che il tecnico è da tanti anni sulla panchina del Trapani, e questo senz'altro gode della stima e della fiducia della società. Se non fosse stato così, anzi, mi pare che la società l'anno scorso, e voglio entrare nel merito di una serie di risultati negativi che abbiamo avuto dopo una buona partenza, si sia tenuta ben ferma e ha compattato un ambiente che si stava destabilizzando. E quindi, ripeto, il merito di questo è stato in quel momento del presidente e i suoi collaboratori, che hanno tenuto botta, e della squadra poi che si è compattata e ha ottenuto i risultati che voleva. Complimenti vivissimi, e andiamo avanti così. Grazie Nicola. Enzo De Francisci, un difensore battagliero, metteva l'animo in campo, tant'è che qualcuno degli anziani lo chiamava il Balilla. Enzo De Francisci ha scritto, assieme ai suoi compagni, pagine fulgide della storia granata. Ha militato sempre nella Serie C unica, che era abbastanza importante. Qualche ricordo particolare?
Ma ricordi non è che ce ne siano, ce ne sono molti ricordi, però uno in particolare non è che mi viene in mente. Dico soltanto che la categoria era abbastanza diciamo. Io ne ricordo due. Era classico per un intervento. Quale? In extremis. Le scivolate. Il giocatore stopparsi la palla davanti la porta. Con il piede gliela tolto due volte. Una sera. Vabbè, lui evidentemente Nicola ha una mente, una memoria migliore della mia. Niente, io soltanto sono contento di quello che sta facendo il Trapani negli ultimi anni. Questo va in merito anche al mister, il suo team, i suoi collaboratori. Merito anche del presidente, il comandante e tutti, diciamo, tutti coloro i quali lavorano per il Trapani Calcio. C'è poco da dire. Complimenti ai ragazzi, speriamo. Qualcuno poco fa diceva di playoff, ma per noi, credo per tutti i cittadini di Trapani, per gli sportivi, va bene soltanto mantenere... Mantenere la categoria credo che sia già per Trapani un grosso successo. Grazie. Grazie. Certo, sognare è bello, si vive anche di sogni. Certo. Poi se i sogni si realizzano è ancora più bello. Mario Gabriele, giovanissimo, gioca con il Trapani, quindi la squadra della sua città. Perché Gabriele, un ricordo particolare e poi, dato che sei, diciamo, inserito nel settore giovanile, gradirei sapere se c'è una grossa differenza fra i giovani di allora e quelli di oggi. Ma intanto grazie per avermi invitato, devo dire sinceramente che sono particolarmente imbarazzato e mi ritengo essere anche inadeguato al cospetto di una parte della storia del Trapani Calcio, ma soprattutto, lasciatemelo dire, davanti a coloro i quali hanno dato lustro a questa città, a questi ragazzi meravigliosi, alla società ovviamente, al mister, allo staff. Ritengo che Trapani oggi sia una delle società professionistiche più ambite sul territorio nazionale. Mi capita spesso di girare per il settore giovanile e devo dire che vedere aderire ai nostri stage centinaia di ragazzini i quali hanno il sogno, l'ambizione di poter domani indossare la maglia granata del Trapani, questo ritengo sia qualcosa che mi scuote e mi fa capire veramente quanto sia oggi sul palcoscenico nazionale importante il Trapani Calcio. Quindi grazie alla società, grazie allo staff e grazie soprattutto a questi ragazzi che quotidianamente mi onoro di approcciarmi e di relazionarmi con loro in maniera amichevole. Ritengo di essere inadeguato perché al posto mio oggi qua era doveroso che ci fossero persone che hanno dato decisamente tantissimo di più rispetto a quello che io sono, una goccia in un mare. Le differenze tra i giovani di allora e quelle di adesso le sappiamo, le conosciamo, è cambiato un po' tutto, l'evoluzione ci ha portato ad avere tutto nell'immediatezza senza conoscere e gustare il sapore della conquista. Adesso i giovani danno tutto per scontato e ritengono che tutto sia dovuto da parte degli altri. Una volta non era così. Per esempio, io posso citare il mister Morana, del quale mi vanto di aver avuto come allenatore. Arrivavamo al campo e noi mettevamo le scarpe, gli scarti dei calciatori della prima squadra. Se ti andava bene trovavi anche la scarpa con il numero giusto, altrimenti dovevi comunque fare di necessità virtù. Oggi i ragazzi hanno delle esigenze diverse, questo siamo nel 2014, è anche normale. Peccato per loro, mi sembra di poter dire però che oggi non conoscono veramente cosa significa il sacrificio
e il voler conquistarle le cose, è tutto dovuto con estrema facilità, e questo ritengo sia un limite. Comunque, grazie. Gradiremmo soltanto un ricordo, anche qualche aneddoto particolare che ti sovviene in questo istante, che possa magari essere da sprone. Allora, io due ne devo citare, uno perché piace al mister Boscaglia e l'altro perché mi è successo, no, uno solo. Va bene, allora mi devo discostare dal Trapani Calcio, se mister. Allora, io l'altro giorno sono stato a Partinico, dove ho degli amici, e in un bar ho incontrato un signore, un ragazzo 35enne così, il quale mi ha detto esplicitamente: guardi che mi ricordo di lei. Io ho detto: ma scusa, ma tu cos'hai con me, cosa ti ho fatto? No, lei è colui il quale mi ha dato la maglia quella volta, perché vincemmo il campionato a Partinico, no? Quindi parliamo di categorie, ovviamente. Allora ci fu un'invasione di campo e tutti i miei compagni sono stati denudati letteralmente. Io ero integro, con maglia, pantaloncini e calzettoni. Ero un po' mortificato e quindi non potevo entrare nello spogliatoio vestito. Nessuno voleva la mia maglia, a ragion veduta. Ho visto un ragazzino, 10 anni, 12 anni, ho detto: pigliati sta maglia. Bambino mi ha fatto un gestaccio, mi ha detto: no, tienitela pure, ed è scappato via. L'ho raggiunto, non ero molto veloce, quella volta ce l'ho fatto, mi sono tolto la maglia, gliel'ho data, ma lui scappò, me la buttò a terra e mi ha detto: ma quale maglia? Era la persona che ho incontrato al bar, era quel ragazzino, si ricordava di me. Enzo, un ricordo anche da parte tua particolare? Un ricordo particolare lo posso dire, ma eravamo una partita qua, credo con il Barletta, Mario, con chi era questa partita? Sì, col Cosenza, un calcio d'angolo contro di noi, Mario era messo sul palo e io marcavo l'uomo, ad un tratto Mario si gira e in termini proprio trapanese diceva: mi passa la palla. Ci si picchi, Mario, appena mi passa la palla, boh, perché aveva mezz'ora che ha fatto a chiane scinne e non è toccata palla. Nicola, anche da parte tua, da giocatore? Ma da giocatore, diciamo che un ricordo particolare di Trapani in questo senso. Mi ricordo, giocavamo una delle prime partite di campionato contro il Lecce, che era partito per vincere il campionato in Serie C allora. E abbiamo perso 1-0 e ci segnò Ferrari, che poi andò alla Lazio l'anno dopo. Però noi nell'ultima mezz'ora così li mettemmo alle corde e logicamente stimolati dal comportamento soprattutto di un grande giocatore che avevamo noi, che era Bozzi, un vero trascinatore, e alla fine purtroppo si perse questa partita. Però il pubblico trapanese si alzò in piedi e per 10 minuti ci hanno applaudito. Nino Marana, cosa ci puoi dire come ricordi? Tutti parlano di un ricordo non tanto bello. Era l'anno 72, mi sembra, 72-73. Ero all'inizio, facevo il secondo con Piacentini. Eravamo secondi in classifica. Giocavamo in casa con l'ultimo in classifica, che era il Matera. E aveva un'ala destra che si chiamava... no, 5-0. Comunque mi ricordo il nome dell'ala destra. Dico semplicemente che a fine partita è stato il ricordo più amaro. Abbiamo perso per 5-0 in casa. Dice perché dico questo? Perché mi è capitato nel momento in cui il Trapani ha perso per 6-0 a Livorno.
Non è mai successo che il Trapani, e al che in quel momento lì ho ricordato, forse avete la memoria un pochettino corta, ricordatevi nel 72-73, secondi in classifica con l'ultima, abbiamo perso 5-0 in casa. Questo è stato un ricordo che vorrei che tutta la tifoseria ricordasse un pochettino, per capire che nel calcio qualsiasi risultato è fattibile, sia nel bene che nel male. Ciccio, e tu cosa ci dici? Beh, ricordo posso dire questo, che con il Taranto, mi pare di dire, perdevamo a 2-0 l'inaugurazione dello provinciale. E poi abbiamo vinto 3-2, un ricordo molto bello perché c'è stata molta festa. Ma un altro ricordo voglio dare per Aldo Bertolino, che ogni volta che ci andavo per fare il massaggio mi mandava sempre via, non mi voleva fare mai un massaggio. Ma non me lo... Scusate, ma perché non metti in evidenza il ricordo del rosso? Scusa, va bene, ecco. È un altro ricordo è questo, che nel campo vecchio aula, mentre avevo il pallone e stavo per scattare, mi trovo con le gambe c'era una buca e me la sono dato lì, sotto. Si è aperta e io sono entrato dentro. Grazie. Aldo, tu qualcosa di caratteristico? Qualche cosa di bello. Parliamo di Trapani Marsala. Trapani Marsala. Allora si facevano addirittura le casse da morto, il lutto per le strade, un agonismo indescrivibile. Allora si gioca a Marsala. Arbitro Danova di Milano, medico. Figuccia arbitrava in Serie A. In un fallo laterale, che dicevano i marsalesi che era del Marsala, invece era del Trapani, rimessa, dai, ha segnato il gol e abbiamo vinto. Vincevamo 1-0, sta palla andava messa al centro, c'era un giocatore palermitano, ora non mi ricordo il nome, andava là e lo mandava via per 3 volte. Allora l'arbitro ha fatto continuare, c'era Morane che era il capitano, dice non si preoccupi, la partita per me è finita. Il risultato qual era? 0-0, perché il signor Figuccia è andato a trovare il signor Danova di Milano negli spogliatoi e il risultato è stato 0-0. Ma non solo, una volta sola, diverse volte è successo per il Trapani. Un'altra volta addirittura l'arbitro picchiato ha fatto riprendere la partita, noi vincevamo 1-0, Cristo mette la palla in alto, il portiere non poteva stare in porta perché gli tiravano le pietre, su pallone chissà, per misericordia di Dio si infila in porta, gol, finisce la partita 1-1 con tutte le legnate che ha pigliato l'arbitro. Grazie caro Aldo. Se qualcuno dei presenti ha qualche ricordo da esternare e farci conoscere. No, io non è che sono molto emozionato, quindi mi viene di fare semplicemente una domanda a lei. Dopo aver ascoltato le nostre vecchie glorie, ripeto con molta emozione, lei che rappresenta la memoria storica nel senso assoluto di tutto questo percorso che ha fatto la nostra società, le voglio chiedere le sue emozioni, le sue riflessioni, quali sono stati i momenti più salienti che lo hanno emozionato, le hanno dato quella carica per continuare fino ai giorni d'oggi. Grazie. E adesso iniziate a farmi emozionare. Le emozioni sono qualcosa che nascono da dentro di noi, e se si è coltivata una passione da piccoli per un oggetto qualsiasi, le passioni durano in eterno. E io da piccolo mi sono appassionato al Trapani Calcio, quella maglia granata che vedevo sempre davanti ai miei occhi giorno dopo giorno. Quindi l'emozione più grande, io direi che le emozioni si vivono sempre,
meno, più o meno grandi, se si è dentro una società, dentro, a fianco ai giocatori che tu ami come fossero tuoi fratelli o figli, le emozioni più grandi, le vittorie dei campionati. Ma l'emozione più grande è stata quella di entrare a San Siro il 4 dicembre dell'anno scorso. È stata un'emozione grandissima, perché pensavo di morire senza vedere questo traguardo, e invece grazie alla famiglia Morace, a Roberto Boscaglia, ai suoi collaboratori, ai giocatori di allora, ho coronato questo sogno, e quindi adesso posso anche morire tranquillo. Però voglio campare ancora, perché mi sento ancora giovane, e quindi sono loro che mi danno questa forza, questa carica, e penso che con il Trapani non si invecchia mai. Chiedo scusa, sono un trapanese come tantissimi sono qua. Soltanto una cosa, un applauso grandissimo per un grandissimo calciatore, attaccante trapanese che purtroppo non c'è più, Roberto Sorrentino. Grazie. Roberto è stato una bandiera del Trapani e non lo potremo mai dimenticare, tant'è che gli abbiamo intestato, alla società gli ha intestato il centro di Fontanelle. Qualcuno dei nostri attuali giocatori vuole chiedere qualcosa? Volevo chiedere io, chieda a Francesco Marentino se ha i ricordi di Gridelli, De Dura e Ancelotti. Se ha ricordi di Gridelli, De Dura e Ancelotti. Ricordi di loro. E certo, ogni tanto con De Dura ci facciamo qualche telefonata, così, alla famiglia, li vado a salutare. Ma ricordi che eravamo affiati. Ah. Sì, quando è venuto. Ma come ricordo, ogni giorno eravamo sempre assieme, quindi che ricordo vi devo dire? Eravamo al ristorante assieme, stavamo sempre assieme. Grazie. Se non c'è altri, se non ci sono altri, vorrei dare la parola anche a mister Boscaglia e poi a Cristian Terlizzi. Volevo specificare una cosa che il dottore si è dimenticato, che insieme a tutte queste bandiere che hanno fatto la storia del Trapani, noi ne abbiamo una con noi che attualmente sta scrivendo la storia del Trapani, che è Nino Dai. E comunque che è un giocatore che ha portato il Trapani dall'eccellenza fino alla Serie B, e quindi bisogna fare un applauso anche a lui. Certamente Nino è la bandiera di questa squadra. E allora, Roberto Boscaglia, cosa vuoi dirci in questa giornata particolare? Buongiorno a tutti. Ma niente di particolare, credo che sia una giornata importante questa per noi, per capire e sapere di cosa facciamo parte della storia del Trapani. E sono felice di essere qui e sarò felice tra 20-30 anni di essere lì, perché questa è la cosa più importante. E mi hanno fatto emozionare, conoscevo già tutti quanti, mi hanno fatto emozionare, penso che abbiano fatto emozionare un po' tutti noi. E io spero solo che questo oggi dia ai nostri giocatori, a tutti quelli che comunque sono nel nostro entourage, faccia capire quello che Trapani rappresenta. Rappresenta per la città, per la storia del calcio siciliano, rappresenta un po' per tutti noi. E cercate di capire, cercate di memorizzare, perché Trapani non finisce solamente nello stadio, negli allenamenti, ma è un discorso che fa parte di un contesto cittadino, di un contesto provinciale, di un contesto regionale. Quindi questo è, credo che sia la cosa più importante di oggi, e vedere piangere Celano, emozionarsi tutti quanti, deve far capire veramente quello che rappresenta la maglia granata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. E allora la società vuole dare degli omaggi
ai nostri ospiti. E quindi il gagliardetto, che è l'emblema della nostra società e della squadra, è il calendario ufficiale. Grazie.